bentornati sul mio canale. Stasera sono andata a recuperare una scatola con un po' di figurine sparse. Era un po' che non mettevo a posto le mie figurine. E quindi questa sera ho deciso di ritirare fuori tutte queste vecchie figurine che avevo nell'armadio e di fare un po' di mucchietti. Insomma, era un po' che non lo facevo e quindi farò un po' di mucchietti di figurine insieme a voi. Allora, cominciamo con queste qua. Vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Sa che se cerco di metterle a posto sono talmente diverse che non ci riesco. Allora, questa qua è la Confederation Cup del 2013, facciamo così. Allora, Confederation Cup, poi Euro 2012, vediamo qua. Questo è il campionato 2013-2014, vediamo qua. Questo è Euro 2012, mettiamo qui. Tanto togliamo le notifiche con la vibrazione. Eccoci qua. Bene, altrimenti ogni tanto si sente il mio telefono che fa zzz, e non è molto piacevole. Allora, questa qua è la Champions 2010-2011, quindi la mettiamo qua. Poi abbiamo questa qua. È mondiale Sudafrica, ok, 2010, quindi lo metto qua. Poi queste sono quelle del Genoa, quindi le metto qui. Poi abbiamo sempre del Genoa e le metto qua, anzi metto quelle del Genoa piccole qua e quelle grandi qua. Poi abbiamo Genoa piccola. Calciatori 12-13, quindi lo mettiamo qua. Allora, vediamo se riesco a mettere in ordine. Questa è 13-14, 12-13, quindi vediamo poi di mettere in ordine temporale. Euro 2012, mettiamo qua. Poi questa è mondiali e le mettiamo qui. Genoa piccola. Qui. E poi abbiamo mondiali di nuovo, quasi quasi quelle dei mondiali, le metto tutte assieme. Sono quasi indecisa, vabbè, per ora le lascio divise. Poi semmai le metto tutte assieme. Allora, Champions, mettiamo qua. Questa è Genoa, mettiamo qui. Brasile, mondiali, qua. Poi qua che abbiamo Capuano del Catania ed è 2010-11. Ora devo ancora capire come li sto mettendo, quindi 12-13, 10-11, 10-11, 12-13, questa dovrebbe essere 13-14, esatto. Allora, questi sono i mondiali del Sudafrica. Poi Cagliari, quindi questo qua è 12-13, quindi siamo qui. E questo è il mondiale del Sudafrica. Ok. Allora, vediamo di riuscire a fare un piccolo mucchietto per andare un pochino più in ordine. Alcune sono talmente grosse che non riesco a metterle così, però vabbè, mi ha dato.
Sanchez qui degli europei, sì, degli europei della Champions. Questo è campionato, no, è Genoa. Questo è Genoa. Granqvist Genoa, ancora mettiamo qua. Genoa. Infatti qua c'è il Ferraris. Poi allora Neymar Junior, questa è la coppa, la Confederations Cup, quindi è qua. Poi questa è un po' vecchia del Genoa. Questo invece è questo campionato che si riconosce perché ha i bordini di questo colore giallino, questo giallino spento, chiamiamolo così. Questa è la Coppa America Argentina. Oh, la Coppa America Argentina l'avevo già messa. Che cosa abbiamo? No, l'euro. Quindi ci sta qui, praticamente. Sì, sta ancora qua. Coppa America Argentina. Qua. Ok, li abbasso un po'. Poi. Questo è Sudafrica, quindi qua. Questa 10-11, mettiamo qui. Questa da qui. 11-12. Questa da qui. Qui 13-14, questa era 14-15, quindi lo mettiamo qua sotto. Poi abbiamo Euro 2012, che è questa. 11-12 qui, vediamo se comincio a ricordarmi. 10-11-12-13, poi Genoa, questo, questa va qui, questa va qui, queste le mettiamo qua. Poi abbiamo 11-12 qua, poi abbiamo 1, 2, 3, 4 figurine degli europei, andiamo qua. Questa è della Confederations Cup, quindi mettiamo qua. Sì o no? Non mi ricordo dove l'ho messa. Sì, perché questa è la Coppa America. Tante volte andrò a vedere, a controllare cosa ho messo, dove l'ho messo, perché sicuramente mi confonderò. Allora, questo è il campionato invece 12-13, quindi è questo, e questa invece è la Coppa del Mondo. Abbiamo Palombo qua, Sudafrica. Allora, andiamo ad acchiapparne ancora un po', vediamo. Allora, questa è dei mondiali, che è Cereceda, Roberto Cereceda del Cile. Poi, qua abbiamo la prima volta una figurina del Genoa, probabilmente una delle prime partite, no, prime no, ma la prima volta dove? Sarei curiosa di sapere, sicuramente la prima volta da qualche parte, ovviamente non sono le prime partite, perché quelle risalgono ai tempi che furono, però bisogna capire dove. Vabbè, da qualche parte devo anche avere l'album, magari poi per curiosità ci vado a vedere. Questa è l'Euro 2012. Poi abbiamo questa che è del campionato. Questa qui invece è Coppa America Argentina, quindi la mettiamo di qua. Poi suppongo Genoa, sì, questo Coppa America Argentina, mettiamo qua. E Coppa America Argentina anche Edgar Olivares della Bolivia. Olè. Poi abbiamo questa che è della Coppa del Mondo del Brasile, Euro 2012, campionato, almeno ne approfitto con questo lavoro, faccio ancora un po' di mucchietti, un pochino già ce l'ho già messi da parte.
cosa improponibile quando sono messe tutte così ammucchiate in una scatola, in un sacchetto. È veramente una cosa. Se non altro posso rimetterle lo stesso dentro una scatola o dentro un sacchetto, ma se non altro li lego con un elastico e sono un pochino più ordinati. Allora, questo era 12-13, questo qui ed è qui, perché 12-13, era il 13, ah, questo era il 13-14, questo era il 12-13. Allora, facciamo così, mi sa che mi manca qualcosa, mi sono incasinata. Allora, questo è 10-11, ok, poi qua abbiamo 10-11, 12-13, ah ecco, me ne mancava una, 12-13, 11-12, eccoli qua, 11-12, ecco dove cascava l'asino, perché mi sono incasinata con tra 11-12 e 12-13. Allora, queste sono 11, questa è 12, questa è 12 e questa è 12, sì, quello lo mettiamo qua, e allora qui in mezzo mi sa che ci ho infilato anche qualcuna. Questa cos'è? Esatto, questa va qui, mi sembrava strano che non avesse il bordino giallo, esatto. Ok, quindi 10, 11, 12, 13 e 14, quindi 10, 11, 12, questa è 14, poi mi piace questa cosa, un po' messe, un po' non messe, ma vabbè. Allora, poi qua abbiamo una cartaccia che lo mettiamo qui. Allora, questo è 14-15, lo mettiamo qui, poi 12-13, 11-12, mettiamo qua. Oh, UEFA Polonia, quindi qua abbiamo il logo della Polonia di UEFA 2012 e lo mettiamo qua. Poi questo è sempre Euro 2012, Rometal. Ok, della Danimarca. Poi Coppa America Argentina, mettiamo qua in fondo. Allora, poi abbiamo Euro 2012 qui, questa è la Coppa del Mondo del Brasile, questa la mettiamo qua, la Nigeria qui, perché è quella del Brasile, ok, anche questo qua se lo... Così. Ecco, questo è vediamo 12-13 qui, e questa invece è una cartina vuota che mettiamo qua. Poi allora questo è 12-13, quindi qui questo va qua, almeno credo, questo era, no, 12-13 qui. Allora, Belgio, Brasile, qua, Euro, questo va qui, questa invece è del Sudafrica, questo è Sudafrica, poi campionato, questo è Sudafrica, no, quindi lo mettiamo qua e non il Brasile possibilmente. Poi Vitek Slovacchia, questo era Sudafrica, anche questa. Poi Milan di questo campionato qui, questo invece è 12-13 di qua.
questa mi sa di, esatto, Coppa America Argentina, questa Euro 2012. Poi abbiamo Diarra della Francia, Sudafrica, mettiamo qua, questo di questo colore va qui senz'altro. Poi 12, 13 qua, Coppa America Argentina, Honda, i mondiali del Sudafrica era Tsorvas della Grecia, questo invece è vuoto. Poi abbiamo sempre Sudafrica, mezza squadra del Milan 12-13, quindi è qui, e Siena Sudafrica, questo questa è Genoa, sì, esattamente. Ogni tanto rimangono dei pezzettini di elastico, se riesco a staccarli bene, se no. Intanto mi è arrivata la notifica che l'Italvolley femminile è campione d'Europa, brave ragazze, questo mi fa molto molto piacere, l'ho vista giocare un pochino stasera, sono proprio contenta. Allora, questo è, vediamo, 12-13, e lo mettiamo qua. Poi Cile, Brasile, qua, Coppa America Argentina, questo lo mettiamo, questo era il Messico, così tutto brillantinoso. Poi 12-13 di nuovo qua, Sudafrica, Euro, Sudafrica. Ci sono anche le cartine vuote. Poi questo è, allora questo è Sudafrica, sì, Sudafrica, quindi mettiamo qui UEFA Inghilterra, bello logo dell'Inghilterra del 2012, così mi piace. Calciatori 12-13 qui, e questi mondiali Sudafrica, mettiamo qua. Intanto cerco di ricomporre i mazzetti in modo che non caschino giù di sotto. Allora, voilà, questo va qui, questo qui, questo qua qui, oh là là, che barbone, Morganella del Palermo. Poi abbiamo ancora questo e questo, che sono sempre di questo campionato, che era il 14-15, sì. Di queste ne ho parecchie figurine, ne ho parecchie doppie. Allora stacchiamo queste due, figo. Allora Baci Galupo, questo è dell'album del Genoa. E questa è la Champions, che è un po' che non ne trovo della Champions. Poi campionato, campionato, no, questo non è campionato, questa è Danimarca ed è mondiale, altro che campionato. Questo era di nuovo mondiale Sudafrica, qui. Poi 13-14, che mi prude anche la manina stasera. Ok, allora andiamo avanti con questa che è Coppa America Argentina, poi campionato Sudafrica, ok, Sudafrica, Sudafrica, suppongo, sì, e Genoa. Questo qui, questo lo mettiamo qua, tu vai lì,
spugliolina, lo mettiamo qua. Poi questa, mettiamo qua, che era il Bari, poi un 10-11, quindi qua. Poi abbiamo Genoa, Genoa. Mi sa che queste siano tutte del Genoa, se... Esattamente. Mettiamo qua. Poi questo è Sudafrica. Questi invece sono i... come si chiamano? Gli incredibili. Ho ancora una card degli incredibili, non so se vedete che sono quelle card che cambiano a seconda. Cioè praticamente qua dentro ho di tutto, di più. Questa la mettiamo da parte, da questa parte qua. Poi ho quelle speciali, mettiamo qui. I Brilla Sticker penso che non c'entrino granché con il calcio. Poi continuiamo con la Champions. E cacciatore della Zamp, questo 13-14, quindi va qua. Mi piacevano questi perché erano tipo stoffa, quindi avevano questo effetto un po'. Un po' così. Questo era uno scudetto del Varese e del Virtus, della Virtus Lanciano. Però a quanto pare la figurina era insieme, perché erano 762 A e B, però non si dividevano, quindi venivano messe proprio, cioè la collocazione era unica. Ok, andiamo a mettere. Allora, mi piacevano queste figurine qua, una si vede con la predilezione per queste, perché mi piacciono queste figurine. Allora, poi Serie A, Team, Team Cup, eccetera, queste sono 12-13, quindi mettiamo qua, questo va qui, questa qui, poi Sudafrica, Nuova Zelanda, New Zealand, questa è Netherlands, quindi abbiamo l'Olanda e la Spagna per Euro 2012. Poi qua abbiamo Banega, Banega della Coppa America Argentina 2011, questa è Banega di 10 anni fa praticamente. Ok, allora Coppa America Argentina è qua, questo va qui, questo va qui, questa 12-13, sì. Poi questo qui, vediamo se sono tutti, no, non lo sono, questo, questo e questo sono dello stesso, mentre tu vai qua. Due cartine bianche che mettiamo da parte. Poi ci sono questa anche, è stata già aperta. Allora, poi abbiamo Genoa, stava qui, e tu vai, questo cos'era, quello, la Confederations Cup, quindi era qua, esatto. Poi tu vai qui, Euro va qui, e queste due sono una del Genoa e l'altra questa 13-14. Poi Sudafrica, ed era il Paraguay, sì, ed era, è il Paraguay, non era il Paraguay.
poi lecce lumezzane 12-13 qui, Senderos della Svizzera, Sudafrica sì, Coppa America Argentina qua, poi calciatori 13-14 ma è vuota quindi la buttiamo via, poi 12-13 qui, tu vai qui e tu invece vai qui, ok, questa è Sudafrica, andiamo qui, poi qua 12-13 Copa America qui 13-14 poi 13-14 tu invece no, 12-13 Napoli, questa cos'era, la Fiorentina suppongo, se suppongo, poi Poulsen della Danimarca al mondiale lo mettiamo qui, tu invece con questo colore non mi imbrogli, 13-14 dove sono rimasti gli scudetti del Lecce e del Perugia. Poi questa va qui, tutto invece se è Brasile ti metto qua, questi due qua, Obinna Nigeria ti metto qua, Coppa America, allora tu qui e tu 12-13 anche qui, poi questo qui stava qui è quasi ipnotico mettere via queste figurine, questa è 14-15 anche questa aveva un po' questa texture un po' tipo carta tessuto, allora vai qui, però aspetta 13-14 questi sono 14-15 comincia ad aver letto 13-14 qui, Champions metto veramente poche della Champions, poi questa qui Confederation Cup invece va qui, tu sei Coppa America 14-15 tu vai qui, in genere lo mettiamo qua, ok, 12-13 14-15 la Champions Brasile, poi campionato e Brasile, campionato e campionato questa, poi 12-13 di qui e 12-13 vorrei che prima o poi cascasse questa pila, allora questo va qui, poi lo scudetto della Fiorentina di questa pila, al momento quella che vince 12-13 sono loro, è la pila vincitrice seguita da 13-14 e da Genoa e poi dai mondiali Sudafrica, questo qui, qui. Ah, Fiorentina Topolino 13-14 di qui, poi questo qui, qui Copa America e Champions sì.
fiorentina, questa era una figurina grossa del Genoa, questa era Scudetti di nuovo, Varese e Lanciano, quindi ce l'avevo doppio, triplo praticamente. Serve poi Copa America Argentina qua. Andiamo qua sopra. Questa 12-13. E questa nella Champions. Poi allora, questa qui che è 13-14, poi Sudafrica, ma va, il logo dell'Argentina tra me, la mettiamo qui, Lazzari, poi questa del Genoa, questa del Genoa, e questa invece è Sudafrica. Così era l'Algeria. Oh, poi qua abbiamo la Juventus 14-15, quindi era questa qua, giusto? Sì. Sì. E anche Muriel. Questi due invece vanno qua. Di nuovo l'Olanda nel Sudafrica. Ramirez lo mettiamo qui e anche Heinz lo mettiamo qua. Poi questa era, anche se ne è avanzato uno, poverino soltanto, 2012-13 e cacciatore, era avanzato solo lui praticamente. Poi questa invece 10-11, anche lì c'erano le copertine degli album, da quello che vedo, sì, non me lo ricordavo che ci fossero anche lì le copertine degli album, come ci sono quest'anno, nell'album di quest'anno. Allora, tu vai qua e tu vai qua. Si sente anche dalla consistenza che queste figurine, quelle del 11-12, sono un po' spesse. Allora, l'11-12 sono queste qua, esatto, sono un po' più piccole e un po' più spesse. Anche queste comunque 12-13 sono abbastanza consistenti, abbastanza spesse. Per 2 anni l'hanno fatte abbastanza, invece queste ad esempio sono un pochino più sottili. Allora, euro. 13, e tu invece qua Lustig, ecco, queste erano delle belle figurine, non come quelle dell'euro di quest'anno, se non altro ti diceva per chi giocava, quindi Svezia, Lustig, e in che squadra stava giocando nel frattempo, giocava nel Celtic in Scozia,
quelle di quest'anno sono veramente deludenti. A parte, vabbè, lasciando stare che sono in orizzontale. Vabbè, ma quella è il meno, non mi dispiace neanche questa cosa. Però, nome del calciatore è da quando è nato e da quando è in nazionale. È una cosa veramente molto scadente. Allora, Godin, no, Lugano. Ho detto Godin, ma volevo dire Lugano in realtà. Banega di nuovo, quindi ce l'avevo doppio, triplo e quadruplo. Mettiamo qua. Arezzo il Bassano e questa è qua. Poi 10-11, incredibile, ogni tanto spunta qualche figurina 10-11. Allora, ancora, io non so quanti ne ho di questa figurina, penso di che sono già la terza di queste figurine, della Virtus Lanciano e del Varese. Poi queste di Topolino erano qui. Sempre 13, 14, quindi siamo sempre qui. Erano anche insieme. Poi 13, 14. Questa penso che non c'entri molto, è molto graziosa, ma non c'entra molto questa. Direi proprio di no, mettiamo da parte di qua. Poi questa qui, lo scudetto del Sassuolo. Si stanno pareggiando più o meno i due campionati, quelli 12-13 sono, sì, 12-13 e 13-14 più o meno. Stanno raggiungendo la stessa altezza. Poi abbiamo la Confederations qua, 14-15, la mettiamo qui. Questo qua, questo è 12-13, Genoa suppongo, sì, esatto. Ce vai qua, tu e questo dell'Italia era calciatori 14-15, quindi mettiamo qui. Poi Genoa, che si riconoscono anche senza girare, questo qui, tu sei 14-15, tu invece ti metto da un'altra parte. Bellissimo orso, mamma orsa con gli orsetti. Eccola qua. La mettiamo da parte anche lei. Poi queste sono del Genoa. Ok. Questo qua,
13. 14-15. Queste sono 14-15. Se ogni tanto mi dimentico che queste verdi sono 14-15. Allora, 14-15. Questo era Sudafrica. Sudafrica. E la Champion Sudafrica. Questo non c'entra niente perché è dei cucciolotti, quindi la mettiamo da un'altra parte. Poi vediamo. Questo era l'Euro, quindi uno stadio da 35.000 spettatori. Metà, si sa di qualcosa, si sa qualcosa, ma solo metà. Questo è sempre Albiol e Antonini. Champions. Queste invece sono Sudafrica, questa di nuovo, sì. E la Champions la metto ovviamente sull'Euro. Eccoli, per amare, quindi tanto mi accorgo di quello che combino. Ecco qua. Queste sono Genoa, Genoa, poi abbiamo 14-15, che poi del resto basta girarle. Questa la mettiamo di qua, poi Euro, voilà, tu vai qui, tu invece sei della Confederations, quindi ti metto qua. Questa è 13 13 13. Ogni tanto spunta qualche figurina di qualche altro campionato, incredibile. Direi che siamo a un buon punto. Sì, non è che ce ne sono più tantissime.
Allora, tu vai qui, vedo di raddrizzarvi un po'. Poi 10-11. Ogni tanto queste chicche. Questo era quello che aveva, esatto, le copertine, quindi questo qua. Oh, spaccio, lo mettiamo qui. Poi. Questi 10-11, c'è anche il film del campionato. Così. Questa va via, poi questo, dodici, tredici, sì, lo mettiamo qua, poi Coppa America Argentina, allora 13, 14 qui e Brasile, incredibile, ne è uscita un'altra del Brasile. Vabbè, ce lo lascio, ci si è attaccato dell'elastico. E si è praticamente fuso con la figurina. Poi questo lo mettiamo qui perché c'è Champions, sì, questa è Coppa America. E di qua. Stanno cominciando a dare segni di cedimento queste qua, perché la pila si alza sempre di più. 11, 12. Champions, le Champions, perché sicuramente c'è più di un album lì, ma le metto tutte insieme altrimenti non mi passa più. Già ho diviso i due mondiali, quello del Sudafrica e quello del Brasile. Allora 11-12 è qua, sì. Euro. E 13-14, poi
fatto un lapsus. Allora, queste sono vuote. Questa era Sudafrica ed euro. Poi abbiamo 12-13 euro, 2 e 2. Poi Brasile 13-14. Brasile, wow, sta recuperando lentamente. Questo qua, questi due metto insieme, poi 12, 13 qui, 11, 12. Scappa però da qui, questa niente. Poi dici 15 e qui e tu sei lì. Vai qua, tu qua, vuoi qua e tu anche. Euro. Questi sono euro che lentamente sta scivolando verso la Champions. Allora, 13-14, quindi mettiamo qui. Stavo perdendo. Questo è euro, sì. Poi questo qui. Questo qui. Thank you.
certo escono fuori anche quelle. Allora, che punto siamo? Anche questo mucchietto l'abbiamo quasi finito. Ce ne restano ancora un paio da fare. Rasi. Questa poi la mettiamo qua. Poi. Voilà. Allora. Speriamo che queste pile non mi crollino. Allora, continuiamo. In quest'opera certosina, Nicola Pozzi, un po' che non lo sento. Allora, 11-12 qua. Nigeria un'altra volta, anche la Nigeria è molto gettonata, ce n'ho già un paio, cioè sicuramente attaccata sull'album, e un paio di fibrine qua della squadra e una lo scudetto, diciamo, il logo della squadra. Poi, allora. Allora, ne vedo diverse del 14-15, vediamo se riusciamo a riunirle un po'. Allora, questa è ora. Queste erano tutte Sudafrica. Poi 10-11. Allora, vediamo se queste sono tutte uguali. Sì.
devo richiudere il microfono, spero di no. Quasi, quasi, quasi verso la fine, quasi, quasi proprio, nel senso che non con un bel po', ma sono fiduciosa. Olè. Questa va qui.
quasi quasi quasi, ma adesso vedo il fondo della scatola. Allora, ok, allora questa che è bianca mettiamo lì. Allora, Brasile, poi guarda un po' dietro, Copa America Argentina, Copa America, vederla così direi proprio di sì, 12-13, poi ogni tanto spunta qualcosa della Confederations del 2010, del 2011, ah no, ma questa è vuota. Non ha senso metterla lì. Qualcuna magari già avanzata, qualche figurina anche piccina piccina, altre invece sono finite per sbaglio insieme alle doppie. Ok, poi questo sicuro va qua. Allora 14-15, vedo se riesco a recuperarne un pochino di queste qua. Madagascar non penso che c'entri molto, e neanche Geronimo Stilton. Poi vabbè, intanto metto queste qui. Ancora queste, poi queste di Leo. Ce ne sono un bel po' di queste, queste. Andiamo qua. No, vabbè, questo non vale. Queste sono troppe. Tutte dello stesso campionato. Si vede che in parte le avevo già messe via e poi le ho buttate lì dentro. Il fatto che siano ammucchiate, quindi probabilmente avevo già iniziato a sistemarle. Esatto, avevo già iniziato a sistemarle, poi le ho messe insieme alle altre e le ho lasciate però poi tutte. Che non avevo più voglia di metterla a posto. Allora, anche perché questi sono rarissimi momenti di pazienza che mi prendono. Ok, poi abbiamo ancora, vediamo un po', questo qua. Brasile, dodici, tredici, undici, dodici, poi qui, poi qua, sono rimaste ancora queste. Allora, le ultime sopravvissute.
Apple Superstar, le metto qua da parte. Ok, poi questo 12 13, allora queste le giriamo. Povero, tagliato male. Poi Sudafrica, Brasile, poi abbiamo ancora Sudafrica, campionato, Genoa. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ora che ha finito di metterle in ordine, le rimetto dentro alla scatola, ma così. Allora, cominciamo con queste. Queste le mettiamo qui. Queste del gelo anche le sistemiamo qua. Poi campionato. E campionato. Poi abbiamo queste che sono figurine un po' particolari, boh, poi ce le metto. Allora, poi abbiamo queste che sono quelle del Sudafrica, che di nuovo sono tantissime. E voilà, eccomi tornata dopo che hanno sparato i fuochi d'artificio e il cane si è messo ad abbaiare alla disperata, logicamente, perché la cosa è stata improvvisa ed inaspettata. Quindi niente, torno a fare quello che stavo facendo, cioè stavo sistemando le mie figurine nella scatola, prima di essere sorpresa appunto dai fuochi d'artificio, perché ho dovuto interrompere per forza, altrimenti era un gran pasticcio. Allora, vediamo se ci stanno qui dentro. Sinceramente non lo so se ci stanno tutte, vediamo un po'. Sì, diciamo che ce le facciamo stare. Così e le metto per così, anche perché le altre sono tutte figurine che non servono e le mettiamo da parte. E voilà,
che questa volta abbiamo messo via un bel po' di figurine. Ne ho ancora praticamente altrettante, credo, da mettere via. Ma questo è un lavoro che farò un'altra volta, sempre in vostra compagnia. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi auguro tante belle cose. E vi aspetto per la prossima volta. Ciao ciao a tutti.